Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, bentornati qui sul canale. Torniamo a parlare di build perché, come sapete, stiamo per fare una bella panoramica di tutte quante le build che abbiamo già visto in passato, però ovviamente con il nuovo sistema di Lightfall, quindi ce ne saranno almeno 12, quindi per ogni PG, per ogni sottoclasse avrete una build da parte mia. Oggi è il giorno del Titano, parliamo del Titano da vuoto, uno dei miei preferiti in assoluto in questa stagione perché è veramente, veramente forte. Stiamo utilizzando una vecchia gloria, tra virgolette, che è il cuore della luce intima, che come sapete è stato nerfato, ma con dei nuovi componenti aggiunti con Lightfall, il nuovo sistema di mod, soprattutto alcune armi, vedrete che il Titano da vuoto 3.0, 4.0, non so quanti .0 siamo arrivati, non vi farà pentire di queste scelte. Quindi partiamo. Prima di iniziare vi ricordo che noi siamo all'interno della prima stagione di Lightfall, quindi quello che andrete a vedere il gameplay è appunto all'interno della stagione 20 con il manufatto dello scettro ascendente, quindi se vedrete questo video in futuro sicuramente non avrete lo stesso sistema di mod dell'artefatto, probabilmente non avrete neanche i proiettili volatili a meno che appunto non ci siano altri modi per farli, ma lo vedremo nella build. Comunque tenete a mente questa cosa perché sicuramente qualcosina andrà modificata se vedrete il video nelle stagioni successive. Cosa stiamo utilizzando con il Titano da vuoto? Allora, cuore della luce intima, partiamo subito con l'esotica perché come sapete questa esotica qui è stata nerfata. Utilizzare un'abilità granata corpo a corpo barricata potenzia le altre due abilità, il recupero della salute del corpo a corpo è più veloce, le granate infliggono più danni e le barricate possono subire più colpi del normale. Cosa è cambiato con l'arrivo di Lightfall? Beh, molto semplicemente hanno ridotto i cooldown, quindi anziché essere 10 secondi adesso sono 5 secondi di aumento di rigenerazione, soprattutto del danno in più, anche se non è quello che ci interessa. Quindi diciamo che dobbiamo cercare in qualche modo di andare a sopperire questi 5 che ci interessa a noi per recuperare le abilità, per essere sempre carichi di luce, per raccogliere sempre sfere di luce e fare tante cose molto ma molto belle. Quindi il cuore della luce intima secondo me per questo tipo di build rimane comunque molto forte. Se volete avere un'alternativa per quanto riguarda questa build da vuoto, una potrebbe essere quella della maschera del silente. Fornisce un'energia dell'abilità quando subisci danni, quando si è gravemente feriti ripristina interamente la salute dopo ogni uccisione. Questo è un pezzo che aiuta molto tra virgolette quando siete in difficoltà, diciamo così, anche se in realtà non è così tanta l'energia delle abilità che guadagniamo quando siamo feriti, quindi non è che sia tutto questo granché per quanto riguarda la rigenerazione della salute, però è utilissima per quanto invece siamo tra virgolette in difficoltà e abbiamo poca vita, quindi potrebbe da quel punto di vista essere un'alternativa al cuore della luce intima. Non lo metterei sullo stesso piano, però è un'alternativa tra virgolette che potete tenere a mente. Prima di continuare con le mod e con le armi, come sempre andiamo a vedere la sottoclasse e andiamo a vedere come l'abbiamo strutturata. Allora, ovviamente Guardia dell'Alba, che sarebbe appunto la bolla qui, scelta vostra in base anche al contenuto che state facendo, la bolla vi può servire se siete in difficoltà e volete avere un boost ai danni, un po' come la pozza, anche se in realtà poi dovete uscire per forza di cose dalla bolla per sparare. In alternativa potete andare tranquillamente con lo scudo della sentinella e utilizzare la super per pulire oppure fare danno a qualche boss o a qualche maggiore. Tenete a mente anche questo. Personalmente direi di andare sempre e comunque con la guardia dell'alba. Scudo, barricata mobile anziché la barricata eccelsa, semplicemente per quei meno 10 secondi di cooldown che avete, perché appunto dobbiamo cercare di massimizzare il nostro tempo di recupero di tutte quante le abilità. Elevazione calibrata è il salto che preferisco utilizzare con il Titano, a meno che non utilizzate il catapulta con i leoni rampanti, che come sapete è una combinazione molto forte per skippare, per cercare di non morire durante le fasi di parkour e far sì appunto che tutti i salti siano un po' più semplici. Calcolate che se fate lo skip con la spada potete fare spada salto in continuazione fino a raggiungere veramente distanze molto molto lontane, quindi questo piccolo tip giusto per tenerlo a mente. Corpo a corpo sto utilizzando lo scudo volante, scaglia il tuo scudo da vuoto e in più la cosa importante che a noi interessa è quello che ci fornisce una protezione aggiuntiva per ogni bersaglio colpito.
arriveremo tra poco a questo punto. Granata, la migliore per quanto mi riguarda, è sempre comunque la Vortice, che è stata anche leggermente buffata su Lightfall, quindi utilizzate questa piuttosto che le altre, almeno con il Titano. Le nature, demolizione controllata, una delle più forti che abbiamo da vuoto, secondo me, su tutte le sottoclassi. Colpire un bersaglio con un'abilità da vuoto o un'esplosione volatile lo rende volatile. Ulteriori danni a un bersaglio volatile lo portano a esplodere. Fornisce salute a te e agli alleati vicini quando i bersagli volatili esplodono vicino a voi. Quindi è un modo per continuare a far esplodere tutti i bersagli e soprattutto un modo per guadagnare vita, sia per noi che per i nostri compagni. E vedrete che questa cosa qui si sentirà tantissimo, soprattutto quando siete in squadra. Rispetto al pre-Lightfall, quindi prima che arrivasse il DLC, qui faremo un cambiamento e andremo ad utilizzare baluardo offensivo piuttosto che bastione. Prima il cuore della luce intima era abbastanza forte per reggere la build praticamente tutta da sola, e bastione era un'ulteriore cosa che andavamo a mettere su per far sì di essere ancora più forti, quindi questa protezione aggiuntiva ci aiutava tantissimo. Con il baluardo difensivo in realtà dobbiamo andare a fare una cosetta un po' più diversa, quindi ragionare un po' sulle protezioni aggiuntive, soprattutto nell'avere un frammento in più che sicuramente ci aiuta. Cosa fa baluardo offensivo? Quando hai una protezione aggiuntiva o ti trovi dentro una guardia dell'alba, le tue granate si ricaricano molto più rapidamente, ed eccolo lì che lo scudo volante ci permette di guadagnare anche più energia delle granate quando abbiamo il sovrascudo, perché colpire più bersagli ci permette di avere il sovrascudo. La portata dei danni del tuo corpo a corpo sono aumentati, sempre scudo, e i colpi di grazia corpo a corpo prolungano la durata della tua protezione aggiuntiva. La seconda parte è quello che, se voi mettete lo scudo della sentinella, avete uno scudo aggiuntivo appunto quando siete in super. Quindi, come vedete, l'obiettivo tra virgolette è quello di entrare in sovrascudo per guadagnare un pochino di più di energia delle granate. Per quanto riguarda i frammenti, molto importante ovviamente raccogliere una breccia da vuoto, una sfera di potere, fornisce divoramento. Molto importanti le brecce da vuoto per quanto riguarda questa build, perché ci permettono anche, grazie al nuovo frammento, di crearli, e le brecce ci permettono appunto di entrare in divoramento. Divoramento è quell'aspetto da vuoto che ci permette di recuperare vita istantaneamente ogni volta che facciamo una kill da vuoto, in più anche un timer, quindi ogni volta che siamo all'interno di quel timer e facciamo una kill da vuoto, automaticamente riguadagniamo vita. Quindi è molto molto importante avere divoramento attivo sempre e comunque, quasi su tutte le sottoclassi da vuoto. Secondo frammento, eco del rifornimento, danneggiare i bersagli con le granate conferisce energia del corpo a corpo, ecco perché appunto facciamo tutto questo giro tra corpo a corpo e granate. Eco del danneggiamento, le due granate da vuoto indeboliscono i bersagli, importante da avere per qualsiasi build da vuoto. E poi, come vi dicevo, quello nuovo che ci permette di sconfiggere i bersagli volatili crea una breccia dal vuoto, questo ci permette anche di appunto fare il nostro divoramento. In più i colpi di grazia con mosse finali creano un'esplosione da vuoto che rende volatili i combattenti vicini. Sempre perché stiamo utilizzando demolizione controllata e più volatilità c'è, meglio è. Come vi dicevo, noi stiamo utilizzando l'artefatto con flusso volatile, quindi ci permette di avere i proiettili volatili ogni qualvolta raccogliamo una sfera di luce, quindi una cosa veramente molto ma molto forte. Nell'eventualità che vedrete questo video più avanti, sappiate che ci sono delle armi che ci permettono di avere proiettili volatili senza avere niente del genere, oltre ovviamente ad avere il frammento da vuoto che vi ho fatto vedere prima. C'è proiettili destabilizzanti che possono rollare da qui in avanti sulle armi del nuovo raid, ma anche su quelle dello standardo. Lo abbiamo visto nel video relativo appunto allo standardo di questa stagione, dove il fardello dell'eroe può rollare con proiettili destabilizzanti, che è un po' come se fosse l'incandescente o il colpo voltaico da vuoto che può stare tranquillamente sulle armi. Quindi questo perk qui tenetelo a mente se volete utilizzare questa build dopo la prima stagione di Lightfall e avere più o meno lo stesso effetto. Comunque, veniamo alle armi. Ovviamente, per quanto mi riguarda, Fendi Onde sempre in prima linea, soprattutto con questi tipi di build. Se state sul vuoto 4.0, diciamo così, chiamiamolo così, sappiate che il Fendi Onde, ragazzi, è troppo forte. È un'arma che vi permetterà di pulire i contenuti incredibilmente veloce e con un'efficacia incredibile. Quello che vedete sotto è un gameplay per esempio di un settore perduto al 1840 maestro, quindi una delle cose tra virgolette più difficili che ci sono in questo momento all'interno del gioco, e come vedete Fendi Onde sta lì dentro e fa praticamente quello che vuole. A me piace tantissimo utilizzarlo insieme a Risacca per avere appunto la possibilità di congelare i campioni o qualsiasi altra cosa. Calcolate che i campioni, grazie appunto al Risacca,
soprattutto grazie al perk caricatore congelante, ci permette, come vedete, di rallentare i bersagli vicini. Vi ricordo che il rallentamento da questa stagione in poi stunna i campioni sovraccarichi. In più, se sparate due colpi, il bersaglio ovviamente si congelerà. Congelare un bersaglio invece permetterà di stunnare i campioni inarrestabili. Quindi con un'arma sola voi praticamente avete due modalità anticampione, il che non è affatto male. Vi ricordo che risacca si può prendere da Shax, potete andare lì a concentrare un engramma quando volete, caricatore congelante, uno dei perk più forti da qui in avanti da tenere a mente. Per quanto riguarda la pesante, ovviamente dipende da voi, quello che vedete nel gameplay di sotto è l'evasione ridattata, che ormai avete capito che mi piace tantissimo, e grazie al buff che ha ricevuto durante l'ultima stagione personalmente lo trovo anche molto forte, ovviamente da switchare nel caso di dungeon, nel caso di raid, con l'arma che preferite voi, che può essere il testa calda, il Taipan o anche lo sprezzo di Briar, insomma tutto quello che secondo voi è più utile in quel contesto lo potete utilizzare. Non avete il fendionde o non volete utilizzarlo, utilizzate la rete incanalante come sempre o qualsiasi altra arma da vuoto. Molto, ma molto forte ragazzi, il Vex Calibur. Perché il Vex Calibur è molto forte? Perché come sapete ci permette di avere quel sovrascudo. Non scordatevi che il sovrascudo è quello che ci permette di ricaricare più in fretta le granate. Questo sovrascudo vale ovviamente per quello che dobbiamo fare noi. Quindi se volete il Vex Calibur è un'ottima, anzi forse potrebbe essere anche l'alternativa migliore se volete incentrare tutto il gameplay sul vostro sovrascudo. Sappiate che però per quanto mi riguarda anche nei contenuti più difficili non troverete nessuna difficoltà a chainare, diciamo così, le vostre abilità e far sì di recuperarle più in fretta possibile. Questo grazie soprattutto alle mod. Che mod stiamo utilizzando? Allora, per quanto riguarda il titano, è importantissimo andare ad utilizzare sia ripartenza delle granate e sia ripartenza dell'utilità. Perché tutte e due? Perché come sapete dobbiamo continuare a concatenare sia le granate, sia il corpo a corpo, sia la barricata per far sì che poi le altre abilità si ricaricano più in fretta e siano più potenti. Quindi nell'eventualità che noi ci carichiamo di luce mentre abbiamo già la granata in cooldown, possiamo utilizzare la barricata e recuperarla prima. Caso contrario, mettiamo caso che abbiamo già usato la barricata ma siamo carichi di luce, possiamo utilizzare la granata e recuperarla prima. Quindi è importante secondo me averli entrambi da utilizzare in base a quello che succede. Personalmente, per come lo uso io, non sto troppo lì a vedere quando e come sono carico di luce o a che cosa usare, perché comunque il gameplay ti spinge un pochino ad andare a braccio. Quindi avendoli tutti e due, in base a quello che utilizzate di più, vedrete che recupererete sicuramente più ricarica per le abilità. Sul casco ovviamente assorbimento da vuoto che ci permette di fare le nostre sfere di potere, un pezzo di polvere alle armi e poi ho messo anche un cercatore di munizioni speciali, perché come avete visto soprattutto da Lightfall in poi mi piace abbastanza andare ad utilizzare il loadout con doppie speciali. Vi ricordo che il loadout doppie speciali è molto forte soprattutto in questo meta, soprattutto se utilizzate ogni tanto anche la vostra pesante per far sì di guadagnare munizioni speciali. Quindi tenete a mente questo, casomai poi eventualmente faremo un video nello specifico solo su questo. Sulle braccia l'avete già visto, ovviamente ripartenza delle granate e potenza di fuoco per fare ulteriori sfere di luce. Sul petto ho doppio a piena carica e resistenza armonica, anche se insomma le resistenze qui potete andarle a mettere in base al contenuto che state facendo, ve lo ricordo sempre, andando eventualmente a togliere anche una a piena carica se volete. Guadagni su guadagni, importantissimo da avere quando avete le mod gialle, per far sì di avere più cariche di luce poi da scaricare. Importante sulle gambe avere innervazione e sfere di recupero. Con innervazione riduciamo il recupero della granata ogni volta che raccogliamo una sfera di potere, e ne faremo tante, sia grazie al fendionde, sia grazie alle nostre stesse granate. E poi sfera di recupero, raccogliere una sfera di potere fornisce una piccola quantità di energia alla tua abilità meno carica. Come sapete, come vi dicevo, stiamo sempre praticamente senza le nostre abilità perché le usiamo in continuazione grazie al cuore della luce intima, quindi avere questo ci permette di recuperarle più in fretta. Quindi come vedete, insomma, grazie alle mod il cuore della luce intima un pochino lo supportiamo per far sì che la build funzioni a modo. Bombardiere riduce il tempo recupero delle granate quando utilizzi l'abilità di classe, altra cosa molto importante da avere. Volendo potete andare anche con doppio bombardiere o addirittura triple bombardiere qui se non volete utilizzare ripartenza dell'abilità, quindi tenete a mente anche questo. Invece io sto utilizzando ripartenza dell'abilità.
che ci permette appunto di recuperare la barricata più in fretta. Quindi, come vedete, l'obiettivo di questa build è quello di usare sempre e comunque le vostre abilità, anche quando secondo voi non ce n'è bisogno. Utilizzate lo scudo quando siete in cooldown con il corpo a corpo e con la granata, utilizzate il corpo a corpo quando non avete la granata e lo scudo, e utilizzate la granata sempre e comunque. L'obiettivo fondamentalmente è quello di tirare più granate. Per farlo dovremo utilizzare le altre due abilità, quindi fatelo, spammatene senza pietà, perché è quello che vi permetterà di tirare fuori il meglio da questa build. Come sempre, signori, fatemi sapere qui sotto che cosa ve ne pare a voi di questa build, se la utilizzate così, se la utilizzate in un altro modo, se preferite utilizzare altre armi, insomma, qui sotto nei commenti scrivete tutto quello che riguarda le build da vuoto per il titano, per far sì che chiunque stia cercando informazioni al riguardo trovi anche le vostre. Detto questo, io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video, spero che vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima.